Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io. E il bene che ci scambieremo sarà prezioso. Uno scambio di amore fraterno che non può prescindere dalla consapevolezza del luogo in cui avviene. Il carcere è una realtà dura. E problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza, però può anche diventare un luogo di rinascita. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. Carcere come cantiere di ricostruzione, dice il Pontefice. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori da cui farci perdonare e ferite da curare, io anche. Alle detenute il Papa dona un'icona della Vergine. È un po' la tenerezza della mamma e questa tenerezza Maria l'ha con tutti noi, con tutti noi. È la madre della tenerezza. E le detenute ricambiano. Parla Manuela Cacco, in carcere per l'omicidio ad Albignasego di Isabella Noventa. Al Pontefice dona una papalina realizzata dalle donne del laboratorio di sartoria. La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo, Santo Padre, di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze e le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino di guida spirituale. Donne che in carcere lavorano e cercano di ritrovare la strada. Per noi questo lavoro è molto importante perché dà un senso al nostro presente. Giorno dopo giorno fa crescere in noi la speranza, ci indica il cammino verso il dopo. Vi auguro tanta salute per il bene che si è portato oggi. Vi ringrazio di cuore, Papa Francesco.